Amiche e amici di Super J, buon pomeriggio, benvenuti e ben ritrovati a J Live, la trasmissione in diretta sul canale 634, operativo anche il nostro numero WhatsApp 368-801-1328, con il quale appunto potrete interagire con la nostra trasmissione. Siamo arrivati fondamentalmente all'ultima puntata per quanto riguarda le due rubriche del venerdì pomeriggio. Lo ricordiamo, l'ultimissima puntata invece di J Live ci sarà domani pomeriggio con inizio alle ore 15:55. Presento nuovamente il nostro ospite del venerdì pomeriggio, il presidente dell'UGC Teramo, Riccardo Panzone. Ciao Riccardo, bentornato. Ciao Lorenzo, buon pomeriggio a tutti, come sempre. Grazie, di fatto appunto siamo all'ultimo giro per quanto riguarda questa stagione. Esatto, siamo in chiusura. Tanti comunque gli argomenti che affronteremo nella rubrica dedicata al mondo dei consumatori, partendo comunque e facendo un attimo un report riguardo l'emergenza, tra virgolette, Covid-19, che in questo momento sta vivendo comunque una situazione positiva, nel senso appunto positivo, scusate il gioco di parole del termine. 25 nuovi casi, infatti, appunto, continuano ad essere pochi i casi rilevati nella nostra regione, 50 sono i guariti in più rispetto a ieri, per fortuna nessun decesso, quindi insomma momento davvero positivo della situazione. Dicevamo tra l'altro, riguardo anche i casi di oggi delle varie province, 4 sono stati registrati all'Aquila, 9 casi a Chieti, meno 2 invece a Pescara, c'è un riallineamento praticamente nel conteggio, 8 casi invece sono stati registrati nella provincia di Teramo, 0,5% invece il tasso di positività, quindi prosegue questo ottimo momento. Riccardo, tra l'altro ne parlavamo anche a microfoni spenti, fondamentalmente attiva la campagna vaccinale, l'abbiamo trattata in maniera ampia ieri durante il nostro telegiornale, è stato anche detto che non c'è la variante Delta in questo momento nella nostra provincia, facendo ovviamente i dovuti scongiuri, e soprattutto appunto a breve ci sarà anche il richiamo vaccinale e il cosiddetto Green Pass, tra l'altro ne stavamo parlando, permette appunto di potersi muovere, in un certo senso di avere una certificazione, chiamiamola così, per muoversi. Riccardo. Sì, assolutamente. Come dicevi giustamente tu, commentiamo la positività della mancanza di positivi. Esatto, il gioco di parole. Finalmente, insomma, dopo tanto tempo, dopo un inverno passato a commentare. Certo, qualcosa ancora si sente, perché l'altro giorno, ad esempio, ho sentito vicino Colledara, insomma, sì, che c'era stato un piccolo focolaio esatto, chiaramente è stato isolato, subito, insomma, circoscritto, comunque controllato in pratica, quindi sì, controllato, tamponato, scusami l'altra volta il gioco di parole, esatto, nel senso, esatto. E quindi diciamo che la situazione è positiva, insomma, in tutta la provincia, in tutta la regione, in tutta Italia. In questo momento davvero situazione appunto che tende al miglioramento riguardo l'emergenza Covid. Siamo sempre sul nostro sito www.superj.it perché fondamentalmente è la notizia del giorno, ovvero lo stiamo vedendo, parliamo di sport in un certo senso, perché in realtà qui appunto, come state leggendo anche voi, il presidente del Teramo Calcio Franco Iachini ha lanciato la bomba, tra virgolette, anche a livello mediatico, successe a dover di cronaca anche lo scorso anno, minaccia praticamente di non iscrivere la squadra al prossimo campionato di Serie C. Quindi ascoltiamo e vediamo il servizio che ci fa un po' il punto della situazione e poi commentiamo qui studio. Forse non avrà sorpreso i più, ma per molti tifosi del Teramo è comunque una doccia gelata. Il presidente Franco Iachini mette a rischio l'iscrizione della squadra al prossimo campionato di Serie C. Il motivo alla base di quella che il patron definisce ipotesi che si trova costretto a valutare seriamente è la mancata concretizzazione delle trattative tese alla individuazione di nuovi investitori nel capitale sociale. In un passaggio del comunicato stampa diramato in giornata, Iachini descrive lo stallo e l'incertezza legati a manifestazioni di interesse presentate a questo club, ma che alla verifica concreta si sono rivelate prive di consistenza. Per questa ragione devo, mio malgrado, ritenere conclusa l'esperienza societaria, afferma Iachini. Nella nota non si fa alcun riferimento alla proposta di variazione del PEF dello stadio Bonolis, gestito dalla società Soleia, di cui è amministratore lo stesso Iachini, al vaglio del Consiglio Comunale e che ampia discussione sta sollevando in città. Le motivazioni espresse dall'imprenditore teramano risiedono nella già annunciata condizione di non poter impegnare ulteriori capitali del bilancio familiare, come fatto finora in maniera molto consistente.
La stagione agonistica conclusa, fortemente condizionata dalle difficoltà organizzative, economiche e in maniera più incisiva rispetto alla precedente dall'emergenza pandemica che ha soltanto fatto lievitare i costi di gestione senza far registrare alcun sostegno concreto all'esposizione finanziaria dei club professionistici, ha imposto una seria riflessione sul prosieguo dell'attività, prosegue Iachini. Per questo erano in atto trattative per l'allargamento della compagine societaria, se non per la cessione dell'intero pacchetto azionario. Ma le manifestazioni di interesse pervenute si sono rivelate prive di consistenza o aderenti al richiesto partenariato più volte da me invocato nel corso degli ultimi mesi, afferma Iachini. L'impegno finanziario sostenuto per il Teramo Calcio nel corso di questi 2 anni ha superato di gran lunga quanto ipotizzato, conclude il patron biancorosso, e la salvaguardia delle risorse economiche della mia famiglia e delle mie attività non consigliano l'intrapresa di un'altra stagione agonistica che si annuncia uguale nelle prerogative alle precedenti. Allora, questa è la situazione per quanto riguarda appunto... Nello specifico, Riccardo, si parla del futuro del Teramo Calcio, insomma torna a incombere un po', incombono delle nubi oscure sul futuro della società biancorossa, come successe di fatto lo scorso anno. Qui bisogna vedere un po' se, come dire, Iachini sta nel cosiddetto gioco delle tre carte, ovvero che sta cercando un po' di forzare in generale la situazione, anche riguardo, appunto, avete sentito nel servizio, non si fa riferimento al PEF, però di fondo se ne parla tantissimo sulla gestione dello stadio. Bisognerà capire se questa è un po' una mossa da gioco d'azzardo in un certo senso, guarda, io ti dico, per forzare allora, la situazione. Faccio una premessa, io sono un grande stimatore del calcio, però quando del gioco del calcio, però quando il calcio era ancora sport, poesia, dici? Insomma, okay. Da un certo punto di vista, no, oggi è diventato comunque è un molto, molto aziendalistico nella propria accezione, quindi vedi, si parla comunque spesso di quotazione in borsa, certo, aumenti di capitale, ingresso di soci, ha perso un po', certo, almeno nei miei, per quanto riguarda me, quell'appeal che poteva avere fino agli anni 80, periodi precedenti. Per quanto riguarda la questione specifica, sinceramente io avevo, ne so poco della questione, ti dico la verità, però avevo sentito da più parti, insomma, di un presidente del Teramo Calcio che addirittura voleva investire. Certo. Anche nel mio paese, a Montorio al Vomano, aveva palesato la sua volontà di investire sugli impianti sportivi, per non parlare oppure degli impianti di risalita di Prati di Tiro. Esatto, anche questa, lì, diciamo. Quindi c'è un po', tu dici, un'idiosincrasia tra il, esatto, fatto che si legge spesso il suo nome in questione, appunto, di voler investire, poi. Poi di colpo si dice che praticamente, dice lui testualmente che non vuole, appunto, minaccia di non iscrivere la società al prossimo campionato per mancanza di partner, certo, di partner finanziari, quindi delle due l'una, cioè o c'è la forza di andare a investire non solo nel Teramo Calcio ma anche in altre attività, come potrebbero essere gli impianti sportivi di Montorio, come potrebbero essere gli impianti di risalita, oppure effettivamente non c'è la possibilità né di investire sull'uno né di investire sulla società di calcio. E qui, e sicuramente, appunto, vedremo. Sicuramente per la città di Teramo, una città che è arrivata a sfiorare la Serie B un decennio fa, mi sembra, no? Se non sbaglio. Quasi 7 anni fa, se non ricordo. Sette anni fa, arrivata appunto a sfiorare la B, sarebbe sicuramente un colpo durissimo. Infatti anche già ci sono state vista... anche, appunto, vabbè, il dibattito che è esploso letteralmente anche a livello di social, gli stessi tifosi che si stanno, come dire, mobilitando, che comunque sono anche contrari a questa scelta, quindi davvero sì, si aprono, perché, varie prospettive. Anche perché quando si acquista una squadra di calcio bisogna anche entrare nell'ottica che non si acquista soltanto un'azienda, si acquista anche una manifestazione culturale a livello territoriale, certo, che ha una storia comunque, ma per dire il calcio, ma per dire anche il basket, ad esempio. Sì, sì, no? qualsiasi società sportiva. E quindi si fa un danno alla città, insomma, se non... Vedremo, ovviamente, appunto, se ci saranno, sicuramente ci saranno aggiornamenti su questa vicenda, se si scioglierà anche, appunto, il nodo dell'iscrizione del Teramo Calcio nel prossimo campionato di Serie C. Restiamo a Teramo, cambiamo comunque totalmente argomento, un argomento che però più volte abbiamo trattato, che continua a tenere banco anche nel dibattito pubblico, ovvero la gestione dei parcheggi a pagamento.
le famose strisce blu, con la Tercop che non molla in pratica, insomma annuncia di rivolgersi alla procura poiché è contraria al bando comunale. Quindi abbiamo ascoltato il presidente della Tercop, Leo Iachini, ascoltiamo cosa ha detto e poi rientriamo qui in studio. La Tercop non molla e si rivolge alla procura per il bando del comune di Teramo sull'affidamento della gestione dei parcheggi a pagamento in centro storico. Secondo il presidente della cooperativa sociale Leo Iachini, il fatto che alla gara abbia risposto solo la Easy Help Costruttori Teramani sarebbe la prova che la Tercop aveva ragione, ipotizzando un affidamento diretto sopra soglia. La Tercop ha partecipato a tutte le gare d'appalto e a tutte vinte le gare organizzate dal Comune di Teramo, perché in virtù delle sue offerte vantaggiose per l'amministrazione comunale. Questa volta praticamente, siccome era stata già approvata un regalo sostanzialmente ai proponenti del Project Financing, e quindi come avevamo già purtroppo annunciato e avevamo ragione, non era in una gara ma è semplicemente un affidamento diretto sopra soglia comunitaria, cioè a nostro parere illegittimo, e quindi praticamente siamo stati costretti a rinunciare, ma non solo noi, come avete visto, cioè sostanzialmente un appalto di 6 milioni di ricavi non partecipa nessuno, perché ovviamente tutti hanno capito che l'appalto era già aggiudicato. Ma la cosa grave è che questo regalo è stato fatto per un progetto financing che ovviamente dove il comune guadagna esattamente, anzi scarsa la metà di quello che oggi guadagna con la Tercop, cioè noi che diamo 26 posti di lavoro full time e con scarsi 500 stalli diamo al comune 120.000 euro l'anno. In futuro il comune reincasserà da un lato 100.000 euro di canone, però poi restituisce 60.000 euro al gestore per i servizi che la Tercop faceva gratis, e quindi il guadagno netto del comune 40.000 euro l'anno. Dunque, alla luce di quello che sta succedendo, possiamo dire che la storia della Tercop finisce qui? Allora, noi ovviamente, se questo sarà così, ricordate il rischio questo, ovviamente non sarà stato per una crisi economica, per un qualsiasi modo, ma semplicemente per un'aggressione proprio finanziaria portata avanti dall'amministrazione comunale, in particolare da un ufficio del quinto settore, praticamente che da 10 anni praticamente sta dissanguando questa cooperativa sociale. Quindi ovviamente sarebbe un'ingiustizia clamorosa, e quindi per questo ovviamente chiediamo un aiuto e un parere alla Procura della Repubblica, come abbiamo fatto. Allora Riccardo, chiarissime le parole di Leo Iachini, anche forti, nel senso importanti, ci si rivolge alla procura per sbrogliare un po' questa situazione. Sembrano delle accuse insomma, appunto, gravi e pesanti. Hanno raccolto anche, come dire, documenti durante questo periodo, insomma la Tercop che si è mossa anche in maniera, come dire, chiara in un certo senso, ha sempre fatto dichiarazioni chiare su come la pensava, andando ovviamente in contrasto con il comune. Davvero ci auspichiamo anche qui che si risolva il caso, perlomeno non stiamo dando ragione a nessuno, nel senso bisogna vedere poi in maniera chiara anche alla fine come si svolge la dinamica. Al di là di dare ragione a qualcuno, nel senso, io non conosco la solidità finanziaria, certo, e le prospettive dell'altra società, non parlo della Tercop, però dicevo appunto che sono accuse gravi, perché sono rivolte comunque alla regolarità formale e sostanziale del bando e dell'assegnazione dell'appalto. Quindi cioè non è più una questione privata, ma una questione di ordine pubblico, certo, a questo punto. Qui si è chiesto, diciamo, l'intervento dell'arbitro, si direbbe, del giudice. del giudice, in questo caso non è solo arbitro, ma appunto molto di più, perché se venisse confermata comunque la prospettazione del presidente della Tercop, comunque come dicevamo poco fa, certo, ci si troverebbe insomma di fronte a qualcosa di grave. Allora, noi adesso entriamo nello specifico ancora di più riguardo la nostra rubrica del venerdì pomeriggio, con la prima parte appunto dedicata al mondo dei consumatori. È uscito un dossier praticamente di Banca d'Italia, lo state vedendo anche voi, grazie Cristian De Luca dalla regia che ce lo manda in onda, flessione del PIL dell'8,6% per quanto riguarda l'Abruzzo, appunto pubblicato il dossier di Banca d'Italia. Qui fondamentalmente si fa riferimento principalmente, Riccardo, alla situazione
di pandemia, quindi il Covid che è andato sicuramente a incidere, però ne parlavamo poco fa a microfoni spenti, mi hai detto in estrema sintesi, adesso ovviamente ci illustrerai più nel dettaglio, sì, che c'era già di fatto una crisi, cioè che la Regione Abruzzo a livello economico prima del Covid comunque non stava benissimo, ovviamente col Covid si è dato, come dire, un'accelerazione un po' a questo fenomeno di crisi, Riccardo. Beh, allora, diciamo intanto che comunque il report operato dalla Banca d'Italia è interessantissimo perché va a analizzare le economie non solo dal punto di vista nazionale, quindi complessivo, ma dal punto di vista regionale. Specifico, quindi. Si può dare anche, appunto, si può stabilire una linea di tendenza per tutti i territori. I territori regionali. Quello che dice la Banca d'Italia praticamente è questo, che il Covid nella nostra regione è andato a incidere comunque, ad aggravare una situazione economica che già era pesante. In sofferenza già molti, da prima. Molti indicatori comunque economici davano già un'economia abruzzese in flessione e in sofferenza. Si è aggiunta l'emergenza Covid, si sono aggiunti dei sostegni e degli interventi statali che non hanno avuto appunto la forza di sostenere la piccola e media impresa e i commercianti, e quindi ci si ritrova in una situazione abbastanza grave secondo la Banca d'Italia un po' in tutto il territorio regionale. Per quanto riguarda il PIL, come dicevi giustamente tu, c'è una discesa, appunto, come diceva l'articolo, dell'8,6%. Quindi quasi il 10% praticamente. Esatto. Quello che indica comunque la Banca d'Italia in generale è che gli indicatori, appunto, della situazione economica sono tutti leggermente più gravi rispetto alla media nazazionale. Fanno l'esempio dell'export. Certo, si è passati da una diminuzione dell'1,9% registrata nel 2018 a una diminuzione attuale che si attesta sul 5,9%, quindi un aumento che percentualmente è maggiore rispetto alla media nazionale. La Banca d'Italia parla proprio di PIL ed economia stagnante rispetto al 2018, anche nell'ambito delle costruzioni, ad esempio, no? Però qui potrebbe intervenire, ad esempio, il comparto relativo alla ricostruzione post-sisma, esatto, che sembra... Esatto. Che comunque l'abbiamo anche commentato più di una volta, pare commentato. Che in questo momento ci sia uno snellimento anche. Sì, dell'iter in un certo senso. Un snellimento dal punto di vista burocratico, esatto, che comunque favorisce comunque l'emissione di l'approvazione dei progetti e quindi l'erogazione di fondi da parte della struttura commissariale. Parlavamo appunto delle costruzioni in cui vengono rilevate appunto dalla Banca d'Italia addirittura un 60% di ore lavorate in meno rispetto sempre al 2018. Al 2018. Quindi se non chiaro. Vi fosse comunque la prospettiva della ricostruzione post-sisma in senso generale e assoluto, anche con le erogazioni relative ai vari bonus, sisma bonus, bonus 110%, eccetera, eccetera, la situazione appunto delle imprese edili nella nostra regione si troverebbe davvero in condizioni pesanti. Quindi speriamo, Riccardo, anche qui l'augurio che davvero ci possa essere una ripresa, anche soprattutto in questo momento in cui stiamo ancora in convalescenza per il Covid, però ecco, bisognerebbe auspicare anche una ripresa in generale proprio della nostra regione. Sì, se facciamo riferimento comunque a quello di cui parla la Banca d'Italia, è evidente che al di là dell'emergenza Covid, che comunque ha aggravato la situazione economica in tutto il territorio nazionale, evidentemente anche prima vi era una carenza dal punto di vista strutturale, certo, economico in tutto l'ambito regionale. Invertire il trend chiaramente sarà anche onere ed onore delle istituzioni regionali, provinciali, gli addetti locali, ai lavori, degli diciamo. Addetti ai lavori, certo, di chi comunque indica la direzione dal punto di vista economico e sociale a tutte le categorie produttive della nostra regione. Quindi insomma
è una bella sfida, c'è tanto da lavorare per chi... Assolutamente, quindi questo dossier, questo report di Banca d'Italia che è chiarissimo sotto questo aspetto, anche oggi per concludere poi davvero la nostra stagione riguardo proprio la rubrica dei consumatori. Siamo all'ultimo argomento. Esatto, è l'ultimo argomento di questa stagione, è da un po' che stiamo affrontando, da qualche puntata in pratica, le cosiddette truffe online, perché davvero ne scopriamo ogni giorno una di più, cioè ne inventano una più del diavolo. Oggi chiudiamo il cerchio delle truffe online. Esatto, e in tempi, appunto, l'abbiamo detto, in tempi in cui il digitale fondamentalmente domina, si sono aggiornati anche coloro che cercano di truffare noi consumatori, noi cittadini in generale, insomma le persone comuni, e anche oggi parliamo di altre due truffe online praticamente, Riccardo. Sì, truffe che si svolgono sempre all'interno di contesti social oppure tramite mail, quindi esatto, sempre nell'ambito, i mezzi sono quelli, nell'ambito web digitale. Cambiano chiaramente le dinamiche perché, certo, come si dice, la fantasia non c'è mai appunto limite. Sono anche molto creativi, dai, possiamo anche dirlo. Alcuni, diciamo, li rendiamo meglio. Creativi ma anche grossolani, da un certo, certo, punto di vista, sì, quando sì, c'è perché, ragione, però certo, dobbiamo però fare sempre riferimento a chi magari in buona fede, certo, può cadere nel tranello, può cadere nel tranello. Ad esempio abbiamo la truffa, la cosiddetta truffa del beneficiario, in cui praticamente l'utente riceve una mail in cui praticamente qualcuno solitamente di molto, che all'apparenza può sembrare molto facoltoso, cerca di spostare somme di denaro in poco tempo. Il classico è quello che praticamente veniva indicato qualche tempo fa come appunto truffa classica, è quella che è stata definita la truffa del principe nigeriano. Quindi, esatto, ecco, facendo perché, esempio. Ecco perché io dico grossolano. Sì, perché sì, poi, esatto, cioè nel senso tecnicamente sono anche, non dico semplici, però se uno ha un minimo di intuito e di spirito critico dovresti arrivarci. Il discorso però che anche il problema tu che, facevi sì, anche il ragionamento che ne fanno talmente tante, vuol dire gli ami ne lanciano tantissimi, per percentuale proprio qua parliamo veramente di numeri, di quasi una maniera scientifica. Dobbiamo fare sempre riferimento comunque ai soggetti più deboli, certo, ai soggetti più, certo, esposti da questo punto. Da questo punto di vista, e niente, praticamente in questa tipologia di truffa qualcuno appunto ti viene a dire che ha bisogno del tuo aiuto per spostare queste grosse somme di denaro, ti promette una fetta rilevante della somma stessa, nel frattempo ti chiede delle piccole, come si dice, dei piccoli versamenti, delle piccole erogazioni, certo, che comunque... come dicevamo prima, quando sono rivolte appunto a una ampia platea, comunque cominciano a diventare una grossa donazione per chi, certo, per chi le riceve. Per chi riceve. Le raccomandazioni sono le solite, controlliamo su internet, verifichiamo l'utenza da cui parte appunto la proposta di truffa, insomma ci vuole una certa accortezza quando insomma... Esatto, esatto, assolutamente. Poi abbiamo l'ultima che è molto simile a un'altra truffa di cui abbiamo parlato qualche settimana fa, e che si va a inserire ancora una volta nell'ambito, diciamo, dei sentimenti, tra virgolette. Esatto, quelle la cosiddetta sentimentali. Truffa degli appuntamenti online, che si svolge principalmente all'interno di quelle chat oppure di quei social in cui c'è la volontà appunto di trovare, di incontrarsi, sì, comunque esatto, interagire con altre persone. Anche in questo caso ci si trova di fronte a dei profili fake, quindi assolutamente falsi, che dopo aver instaurato comunque un rapporto di fiducia, se non appunto una vera e propria relazione con l'altra parte, cominciano appunto a chiedere soldi o altre erogazioni, soprattutto facendo leva comunque sulla sensibilità di chi sta dall'altra parte. Spesso vengono prospettate delle situazioni familiari o di salute critiche, certo. Faccio un esempio, mia madre si deve sta male, qualcuno, esatto, esatto, sta male, ha bisogno di cure, qualcuno, e viene richiesto appunto l'erogazione di una somma, che somme che a lungo andare possono arrivare anche a cifre importanti, da sopra tre zeri praticamente, forse anche di più, sì, sì. Ecco, abbiamo visto anche in vari programmi televisivi comunque
che insomma questa tipologia di truffa può arrivare anche a somme non solo da 3-0 ma anche da 4. Anche di più, anche di più. Quindi appunto tutte le accortezze del caso. Siamo ai saluti per quanto riguarda appunto saluti la nostra... finali. Esatto, i saluti finali all'ultimo atto. Io comunque ricordo, Riccardo, come sempre, come da prassi, di visualizzare la pagina Facebook dell'UGC Teramo, nella quale appunto potete trovare tanti argomenti, insomma, per risolvere tante situazioni, che appunto sarà sempre online, quindi la potete trovare tranquillamente sulle social Facebook. Io ringrazio di cuore Riccardo Panzone. Riccardo, grazie per essere stato con noi in questa grazie stagione. Grazie a voi e ci vediamo a settembre. Ci vediamo a settembre, adesso vediamo di preciso, però prossimo anno sicuro, insomma, per la prossima stagione sicuramente. Grazie ancora Riccardo, grazie a te, di cuore. Grazie a voi, grazie a tutti quelli che fanno parte della redazione. Grazie ancora al presidente dell'UGC Teramo Riccardo Panzone. Facciamo una brevissima pausa, ci rivediamo tra poco sempre qui su Super J.